E se io adesso ti dicessi che quello che vedi qui, su questa mappa del mondo, questo percorso marcato in bianco, fosse stato guidato con un singolo set di sospensioni e ammortizzatori? Parliamo di oltre 210.000 km, 7 anni su 6 continenti. Impressionante, vero? Ciao a tutti, mi chiamo Aldo e sono un overlander, un viaggiatore d'avventura. Assieme a mia moglie Vera e Totò, il soprannome che abbiamo dato al nostro fuoristrada camperizzato che vedete qui dietro, abbiamo letteralmente fatto il giro del mondo, visitando fino ad oggi 72 paesi. Abbiamo fatto tutto questo montando un singolo set di ammortizzatori, le Iron Man 4x4 Foam Cell. Adesso per un attimino provate a immaginare quello che le nostre sospensioni hanno passato, o meglio vissuto. Abbiamo incominciato il nostro viaggio nel 2016 dall'Inghilterra e guidato fino alla Moldavia, nell'Europa dell'Est, e poi nord a raggiungere Tromsø in Norvegia, per poi scendere giù a San Pietroburgo e attraversare tutta la Russia fino al Vladivostok. Da lì abbiamo spedito il nostro mezzo in Giappone, dove siamo stati per diversi mesi. Dopodiché abbiamo inviato il nostro Totò giù nel sud-est asiatico, quindi visitando la Thailandia, il Laos, la Cambogia, la Malesia, il Borneo, Indonesia, e abbiamo raggiunto finalmente poi l'Australia, dove ci siamo divertiti tantissimo. Da lì abbiamo nuovamente inviato il nostro mezzo via container per 2 mesi nell'America del Sud, Montevideo in Uruguay, e da lì abbiamo guidato verso sud fino a raggiungere Ushuaia, il punto più a sud del globo, la fine del mondo. Oramai raggiunta la fine della strada, non avevamo altra scelta che fare un'inversione a U e salirne verso nord, e quindi abbiamo zigzagato in Patagonia tra Cile e Argentina per poi entrare in Bolivia, rientrare in Brasile visitando il cuore del paese, poi andando in Perù, Ecuador, Colombia, spedito la macchina in Messico, scesi giù in America Centrale, quindi Guatemala, Belize, e poi risalito su per entrare negli Stati Uniti d'America, dove abbiamo visitato la maggior parte di tutti i parchi dell'Ovest. Dopodiché siamo entrati nella British Columbia del Canada e poi la bellissima Alaska, per terminare la Panamericana poi nel punto più a nord raggiungibile del Canada, Tuktoyaktuk, dove abbiamo immerso i nostri piedini nell'Oceano Artico. Fatto questo, abbiamo poi attraversato il Canada da ovest a est e siamo rientrati negli Stati Uniti alle cascate del Niagara e guidato più a sud fino a raggiungere Miami. Purtroppo lì ci fu la pandemia da Covid, quindi restammo fermi per qualche mese, per poi rispedire il nostro Totò in Italia, che abbiamo girato per la maggior parte del 2020 e 2021. Dopodiché abbiamo preso il traghetto per la Grecia, abbiamo continuato il nostro viaggio per Bulgaria, Turchia, la Georgia, l'Armenia e circa un anno fa siamo entrati nel Medio Oriente, quindi cominciato dall'Iran per poi continuare per l'Iraq, il Kuwait, l'Arabia Saudita, Bahrain, Qatar, Oman, gli Emirati, la Giordania, Israele e finalmente l'Egitto, quindi abbiamo messo piede nel nostro sesto continente. Dall'Egitto poi abbiamo proseguito verso sud, quindi siamo entrati in Sudan, Etiopia e adesso in Kenya, dove ci troviamo in questo momento. Abbiamo provato le nostre sospensioni su tutti i tipi di terreni, quindi c'è stato il brecciolino, sterrato, corrugato, rocce, sabbia, pietre laviche, di tutto, in condizioni davvero estreme, da meno 27 gradi in Canada fino a più 63 gradi in Iran, nel deserto di Lut. Abbiamo guidato su alcune delle strade più famose e epiche al mondo, tra cui la Transiberiana in Russia, la Gibb River Road e il Tanami Desert in Australia, così come l'isola di Fraser. Dopodiché c'è stata la Ruta 40 in Argentina, la Strada della Morte in Bolivia, la famosissima Transamazzonica in Brasile assieme al Pantanale del Mato Grosso. Abbiamo fatto un sacco di off-road in Utah, Nevada, Arizona, Moab negli Stati Uniti. Dopodiché c'è stata l'Alaska e poi la Dempster Highway in Canada per raggiungere l'Oceano Artico. Ma non è finita lì, perché l'anno scorso siamo andati a divertirci nei deserti del Medio Oriente, quindi c'è stato il Lut Desert in Iran, il Rub al Khali in Arabia Saudita, così come una piana bellissima che hanno lì di crateri, e qualche mese fa nel Sahara, in Sudan, e devo dire che le nostre sospensioni hanno performato impeccabilmente. Eccovi qua i ragazzacci di cui parlavo poco fa. Questo kit oggi è stato sostituito, come vedete infatti ho ancora le mani un poco sporche. Volevo ringraziare Iron Man 4x4 per averci fornito un kit nuovo di zecche all'avanguardia, di cui parlerò tra qualche minuto. Perché prima di continuare ci tengo a precisare che questo video non è sponsorizzato da Iron Man 4x4, non sono stato pagato per parlare dei loro prodotti, né tantomeno vedranno questo video prima di voi. Ma tutto ciò che dirò in questo testimonial, in questa recensione a lungo termine, è frutto della mia opinione personale ed esperienza reale. Dovete inoltre sapere che il kit che vedete qui nel 2016 l'ho comprato e ho pagato per farmelo installare.
Vorrei cominciare parlandovi della tecnologia Foam Cell, cellule di schiuma. Vedete, all'Iron Man 4x4 sanno una o due cose riguardo agli ammortizzatori, perché fanno questo da quasi 60 anni e negli ultimi 15 anni hanno costruito ammortizzatori a cellule di schiuma. Sono leader di mercato, progettano e provano e testano i loro prodotti in Australia. Noi ci siamo stati e devo garantirvi che lì è un parco giochi off-road abbastanza duro e impegnativo. Forniscono kit di sospensioni e altro ancora al settore militare, veicoli blindati, competizioni off-road e infatti hanno anche partecipato con successo al famosissimo Rally Dakar. Dovete sapere che sottopongono le loro sospensioni al cosiddetto torture test. Avete sentito bene, il test della tortura, li spingono davvero al limite e ovviamente ne vediamo qui su questo tavolo i risultati. Uno dei grandi problemi degli ammortizzatori è dovuto al calore che viene generato durante l'uso, perché praticamente se l'olio all'interno si scalda troppo potrebbe areare e mescolarsi all'azoto gassoso. Se questo dovesse accadere si verifica il cosiddetto shock fade, praticamente l'ammortizzatore perde la sua viscosità e capacità di smorzamento. All'interno di questi ammortizzatori c'è un manicotto di schiuma con tantissime minuscole cellule riempite di gas, tra cui l'olio scorre. Quindi questa tecnologia, questa cellula di schiuma, evita all'olio e al gas di mescolarsi, quindi lo shock fade non è più un problema di cui preoccuparsi. Il kit di sospensioni Foam Cell è notevolmente più grande rispetto a un kit di sospensioni standard e fornisce un rialzamento tra i 4 e i 5 cm. Inoltre è in grado, con le molle giuste, di poter sopportare carichi maggiori. Fornisce inoltre un ottimo compromesso di prestazioni al momento in cui si dovesse andare ad affrontare un tracciato sterrato ad alte velocità per lunghi periodi. Quando feci installare questo kit, il nostro Totò aveva 91.443 miglia. Andiamo a vedere adesso cosa legge l'odometro. La differenza è di 131.000 miglia, che in chilometri sono 211.000 chilometri. Queste qui sono le condizioni dei nostri ammortizzatori precedenti. Sono stati semplicemente lavati con acqua e sapone. Ovviamente vediamo un po' di ruggine che è dovuta all'età. Per quanto riguarda le molle, le ho comparate alle nuove che sono state installate e c'è stato un riabbassamento soltanto di tipo mezzo centimetro, nulla di più. Queste qui sono le sospensioni posteriori, qui c'è un po' di ruggine, questo qui era il lato che guardava l'avantreno, quindi è quello che ha preso tutte le pietrine, le varie scaglie, scalette e sabbiolino, infatti è un po' più consumato. Ci misi del nastro isolante per proteggerle, però ovviamente dopo poco il nastro isolante è sparito, quello che è durato alla fine è il metallo che è ancora robusto. Un'altra cosa importante è che non ci sono perdite, infatti anche i ragazzi qui all'officina si sono meravigliati, hanno detto mamma mia, non ci posso credere che hai fatto così tanti chilometri, neanche una piccola perdita. Le boccole qui stanno molto bene su quelli posteriori, anche qui sopra, e funzionano ancora molto bene. Per quanto riguarda quelli anteriori abbiamo un attimino le boccole qua che si sono consumate, però voglio anche menzionare che 2 anni fa feci la sostituzione dei bracci inferiori, quindi ovviamente togliendo e rimettendo il perno non ritorna mai allo stesso punto, quindi ecco per questo c'è stata questa usura un po' in più. L'unico problema che abbiamo avuto è con l'ammortizzatore anteriore destro, lato guida nel caso di Totò, che praticamente qui il pistoncino si è usurato un po' di più dovuto alla ruggine. E questo fu anche l'unico ammortizzatore che mi diede dei problemi nel 2018, aveva un piccolo cigolio. Contattai l'Australia, il team in Australia, e erano coperti ancora da garanzia che allora era 3 anni o 60.000 chilometri, adesso invece loro vengono con 4 anni e chilometri illimitati. Mi diedero i contatti del garage più vicino, rivenditore in Argentina, che praticamente dovette semplicemente stringere un perno e dopodiché non ci fu più nessun cigolio e fin da allora non ho avuto più nessun problema. Nel corso degli anni le sospensioni ovviamente hanno perso un poco di rigidità, però questo è successo più nell'avantreno, perché lì feci montare le molle tipo medium, quindi di resistenza media, invece al posteriore feci montare quelle là più resistenti, le più forti, e sono rimasti ancora come tali. Però devo dire che nonostante tutto, fino alla fine, fino agli ultimi chilometri, anche quando prendevamo un dosso, a volte si può sentire quel molleggiamento extra quando gli ammortizzatori sono scarichi, per poi far assestare l'auto.
Così come in fuoristrada, ovviamente se un ammortizzatore è scarico ci sono molte più vibrazioni. Invece la nostra auto rimaneva ancora dritta e soltanto le sospensioni continuavano a muoversi. Quindi sono molto soddisfatto del comportamento che questi ammortizzatori hanno avuto veramente fino a ieri. È davvero impressionante vederli in queste condizioni dopo tutto quello che hanno passato. Non ci posso ancora credere e funzionano ancora bene. In verità sono un poco triste a vederli andare via, insomma, perché sai, c'eravamo un attimino affezionati. Però sono molto contento che verranno spediti in Australia e faranno dei test e molto probabilmente verranno poi messi in esposizione in qualche showroom, che l'Ironman ne ha tanti in tutto il mondo, e probabilmente anche in qualche mostra, in qualche show. Quindi almeno questo mi fa davvero molto piacere. Non vi meravigliate se qualcuno di voi dovesse andare uno di questi giorni in uno dei loro showroom o in qualche fiera e vederli lì. Almeno saprete da dove provengono. Quando si acquista un nuovo kit di sospensioni ci sono tanti fattori da tenere in considerazione. A che altezza si vuole arrivare? Quanto peso si vuole trasportare e con che frequenza? Che tipo di off-road si vuole fare? Ironman 4x4 copre tutti questi aspetti. Forniscono una infinità di componenti per soddisfare tutte le esigenze, non soltanto gli ammortizzatori, anche distanziali, barre stabilizzatrici, bracci di controllo e così via. I loro ammortizzatori possono arrivare con tre tipi di valvolatura: comfort, performance e professionale, e le loro molle variano con carico leggero, medio o pesante. Oggi abbiamo installato un upgrade rispetto al nostro kit precedente. Queste qui, il top della gamma, le Ironman 4x4 Foam Cell Pro, che vanno ancora a migliorare la tecnologia e il design delle Foam Cell Standard perché hanno un albero, un cilindro e un pistone più grande. Ora, le dimensioni maggiori non soltanto forniscono più robustezza, ma anche una migliore valvolatura e una maggiore resistenza al surriscaldamento grazie alla superficie più grande. La nostra auto è equipaggiata per viaggi transcontinentali e a pieno carico pesa quasi 3 tonnellate. Quindi assieme al team abbiamo discusso un poco e deciso di adottare una taratura con valvole di tipo professionale e anche le molle sono quelle per il carico pesante. Gli ammortizzatori della Foam Cell Pro possono anche essere regolati in altezza, quindi abbiamo deciso anche di alzare un poco l'avantreno di circa 4 cm, portando così a livello sia l'anteriore che il posteriore. Un'altra importante modifica fatta oggi è rappresentata dall'installazione di due nuovi bracci di controllo superiore. Questi qua sono i Pro Forge. Dovete sapere che quando si va a installare un kit di sollevamento sospensioni, spesso e volentieri i bracci originali non consentono di mantenere gli standard di allineamento della fabbrica. Invece gli Ironman 4x4 Pro Forge, essendo più grandi e un po' più lunghi, garantiscono un allineamento e una camparatura che rispetta gli standard di fabbrica fino a un rialzamento pari a 10 cm. Io onestamente l'avrei montati soltanto per questo look aggressivo e cattivo che hanno. Bellissimi. Sono davvero molto soddisfatto. Il nostro Totò ha un nuovo look ed è anche un po' più alto. Non vedo l'ora di andare a provare le nostre nuove sospensioni, le Foam Cell Pro, sul continente africano. E sono molto orgoglioso di essere entrato a far parte del team Ironman 4x4, un marchio di cui ho davvero tanta fiducia. In conclusione, e basata sulla mia esperienza personale, non posso che altamente raccomandarvi Ironman 4x4. Secondo me costruiscono le migliori sospensioni al mondo, perché ci ho letteralmente girato il mondo. E non conosco nessun'altra casa che produca delle sospensioni così robuste e durature. Direte voi che questa è magari un'affermazione molto audace, ma onestamente Ironman 4x4 non ha nient'altro da provarmi. E nel caso in cui stessi cercando le nuove sospensioni, non guarderei oltre. Benissimo, è arrivata ora di salutarvi. Spero che questo video vi sia piaciuto e che vi abbia fornito delle informazioni utili. Ovviamente, se avete qualche amico che stesse cercando delle sospensioni nuove, potete senz'altro girare il video. E se siete arrivati fino a qui e non vi siete ancora iscritti, che cosa state aspettando? Grazie mille di cuore, alla prossima! Adesso vedremo in diretta, live, le prime impressioni di Vera, the first impressions of Vera, con le nuove sospensioni, with the new suspensions. So how is it? Com'è? I feel higher. Più alta? Sì. Molto? Little?
Sì, abbastanza. Sicuramente più alti qua siamo. Ok. Definitely I feel higher in here. Più alta davanti, ok. Sì. It feels definitely stiffer. Oh yeah. È più dura, più duretta, sì? Più dura, tanto più dura. Non si sposta, eh? Let's go try it on the road. Andiamo a provare la strada. Let's go try it off-road. Ok, ok. Proviamola fuori strada. Fuori strada. Fuori strada sicuramente vedremo come performa.